Assemblea che è generale, piena di spunti, di dibattiti, di ricchezza, che assume anche un atteggiamento quasi seminariale, no? Come i contributi dati velocemente. Ma è interessante che è inutile parlare di politica nazionale se non si parla tutto nella dimensione europea, perché tanto questo è il vero dibattito. Innanzitutto serve a noi, io sono d'accordo con Tornaiolo che all'inizio una certa tecnicalità, l'elogio dell'incompetenza non porta da nessuna parte, però è anche vero che insieme ai competenti, quando ci sono, bisogna anche altri che sono motivati a conoscere le cose, tenendosi liberi dalle manipolazioni dei mezzi di comunicazione di massa. Prima di tutto, noi sentiamo sempre la televisione, ce lo chiede l'Europa, ce lo dice l'Europa, ma cos'è l'Europa? Gioele dice l'Europa non esiste, in realtà diamoci una definizione, che è quella vera. Lui che lavora in scenari economici forse lo sa meglio di noi, noi siamo un po', io faccio il medico, così che non ho la vostra competenza, però seguo molto, ecco perché c'è il tecnico docente, ma c'è anche il discente che nella commissione dovrebbe stare per poter creare quelli che sono i quadri che consentono poi la diffusione attraverso amici, colleghi e i social che oggi ci sono. È un'organizzazione sovranazionale. Questa è la base, non è uno Stato, non è una federazione, non è una confederazione, non è un impero, se non fosse un impero oligarchico finanziario. Ed è la prima volta nella storia che c'è una moneta senza uno Stato. Penso anche al Sacro Romano Impero, in fondo perché aveva una sua moneta comune. Non c'è una lingua franca, al di là che è l'inglese. Non ci sono sistemi educativi, formativi, previdenziali in comune, altro che l'esercito. Non c'è la base di quella che è la vita dei singoli stati, ma i singoli stati sono vincolati da dei parametri economici, ce lo siamo detti tutti, abbiamo sentito da Galloni tante volte, è l'economia mangiata dalla finanza e la finanza poi che domina poi. E questo rende inutile la politica. Cioè, anche quelli, io vengo dalla Prima Repubblica, ero socialista, quindi tutti quelli che hanno distrutto un governo perché si ruba, poi quando vai a vedere hai distrutto il consenso verso i politici che sono comunque eletti da noi, quindi c'è quello che nel libro Massoni dice i neo-aristocratici che tengono le forme democratiche ma all'interno le svuotano, e si vede che non si può fare nessuna politica se non rientri nel parametro economico e compagnia. E sul discorso molto interessante fiscal compact, pochi sanno cos'è, quelli che lo sanno non sanno, fra cui ero io, che non sono stati approvati dal Parlamento europeo, forse sì, ma dai parlamenti nazionali no. Io pensavo che questo inserimento nella Costituzione ci fosse. Cos'è l'Eurogruppo? In realtà non lo sa nessuno. Io l'ho studiato da mezzo greco, studio Varoufakis, quindi vabbè, prima o poi lo conosceremo, perché l'Eurogruppo è l'insieme dei ministri dell'economia e delle finanze. Quando decisero, perché quello che condannò alla troica attraverso le procedure di inflazione che sono arrivati fino in fondo ad affamare un popolo da cui è nata la civiltà occidentale, e l'Eurogruppo tenne fuori Varoufakis dalla porta, dice ma io sono un membro dell'Unione Europea, poi tra l'altro l'euro, 19 paesi su 28 che ce l'hanno, gli altri battono monete e fanno le loro politiche per inciso, e gli dissero ma l'Eurogruppo non esiste nessun trattato. Quindi io sono d'accordo che quando si fa questa commissione è bene farla, si attacchi quello che si è detto, si critica anche su 5 Stelle che non hanno fatto, si attacchi il sistema. Trattati non emendabili non esistono, sic stantibus diceva Margheriti prima, ed è bello così, e quindi questo lo si deve dire perché non lo sappiamo molte volte nemmeno noi. E quell'Eurogruppo che non è deciso da nessuno, non esprime nessuna volontà, nemmeno indiretta, di nomina delegata, ma che tutto può distruggere un paese. Che l'Europa sia poi così debole, questa oligarchia che noi sappiamo, non lo so, perché in Grecia ancora più di 50 euro dopo 3 anni, dal 2015, dal Bancomat i soldi non escono. Varoufakis, quando era ministro, propose una cosa. Quando poi la fine della democrazia si vide quando il referendum di tutto il popolo, con la stragrande maggioranza, non fu tenuto in considerazione. Lì è proprio la morte della democrazia nel paese dove è nata la democrazia. E lui propose, si tira la banca, diciamo la zecca, diciamo la banca di Grecia, si stampano monete, e te lo saprai sicuramente, si stampano titoli di Stato scritto euro. Non solo fu circondato dalle forze militari, ma lui ebbe 2 denunce per alto tradimento, che potevano metterlo in galera subito, si dimise, con la famosa fruite, no? Quella d'estate, per dimostrare ragazzi, qui tanto non... Fu occupata la televisione. Fu occupata anche la televisione, che fu distrutta, perché anche là, quando si dice la troica, in realtà
ci sono tre, non è la Banca Centrale Europea, chi arriva sono esclusivamente tecnici tedeschi, sono andati in questi anni, ve lo dico perché ho dei parenti, parlo la lingua, e quindi lo so. Tra l'altro quello che non si dice è che il ceto medio, certi professori danno in un'adozione uno dei tre figli per consentirgli di sopravvivere, cioè questo che non è uscito da nessuna parte, e questo è. Non è vero che si sta riprendendo, stanno prendendo in giro tutti Tsipras, che lo ritengono alcuni che non poteva fare altro, altri che ha tradito, questo io non saprei dirlo, non ho gli strumenti, non ho le conoscenze, poi sono poi diventano un po' chiacchiere da bar, perché a quei livelli non si sa, però quello che si dice adesso, dice caro mio, sì, lui ha detto ormai Atene ha raggiunto la sua Itaca, ha fatto una dichiarazione perché siamo usciti dal famoso prestito, eccetera. E hanno risposto, ricorda che però lui si è rivolto da solo, per dire ormai sicuramente non avrà nessun consenso. E sulla Grecia arrivano i tecnici, vanno un ministero, hanno chiuso le tre televisioni e le altre due radio nazionali, sono rimaste soltanto le private, legate ai figli dei vecchi gerarchi dei colonnelli. Il problema della Grecia è che non c'è nemmeno una classe imprenditoriale, perché sono i primi, erano gente senza niente, a cui in quei sette anni di colonnelli hanno dato questo potere. Per cui la seconda cosa, quindi se noi dobbiamo studiare, tornando a noi, bisogna studiare queste cose, attaccare l'Europa dal punto di vista complessivo, tra la Costituzione di Lisbona è liberista, è inutile che dice abbiamo una Costituzione, non c'è uno Stato, c'è una moneta per 19 Stati su 28, l'Eurogruppo non c'è, il Fiscal Compact a sua volta non si può annullare perché non esiste, cioè è un gioco di specchi e di spettri, su cui però paghiamo le conseguenze individuali. L'altra cosa però, e poi concludo, su cui sarebbe da inserire come studio, è proprio... volevo dire una cosa. Uscendo da qui però una bussola bisogna averla, perché va bene la liberale accettazione di tutte le posizioni anche più radicali, ma una bussola bisogna averla. Europa sì, Europa no, Europa come? Europa come? Secondo me una confederazione dice Gallone, però Europa come? L'euro resta, nessuno forse sa cosa può succedere senza. Poi qualcuno può dire noi possiamo anche stampare la nostra moneta perché comunque le nostre risorse auree, dimmi se sbaglio, sono le quarte del mondo. Quindi alla Scozia fu detto te vuoi uscire da noi, però non entri nell'euro perché lo impediscono i meccanismi interni, ma non puoi tornare nella sterlina e tu c'hai pochi miliardi in dollari, perché comunque l'oro ancora è una base. E quindi dovete rimanere. Questo però bisogna essere tecnicamente preparati, studiarlo bene, se vogliamo farlo come studio prima e pubblicizzazione poi per una proposta politica diffusiva. Quello, quindi, io dico, la bussola deve essere questa. Dentro qui prendiamo le persone competenti, prendiamo le persone che vogliono imparare perché hanno studiato da autodidatti, prendiamo chi vuole venire, però facciamo una cosa funzionale. Aggiungerei però sul discorso, perché se no si guarda troppo al passato, la storia magistra vitae, ma fino a un certo punto, nel senso, quando si dice l'evoluzione tecnologica, la robotica, sono evoluzioni molto rapide, molto veloci, forse dicono alcuni teorici, non lo so, forse la prima volta che non si può creare dalla disoccupazione, altro che l'utismo, provocata un circuito alternativo soltanto legato alla tecnologia, all'informatica, alla robotica, è un grande mondo dei servizi. E allora lì, siccome io perché sono quell'Europa, diceva bene Gioele, siamo scenari complessi, scenari globali, l'economia globale, la finanza, con quello che sappiamo, eccetera, è comunque globale, un'elite finanziaria, siamo d'accordo, ma è globale. La migrazione è globale, nasce dalla stessa regia, ma anch'essa ha una realtà globale, quindi l'Europa deve fare massa, un'Europa diversa, e dobbiamo dire come la vogliamo, con completamente una diversa struttura costituzionale di trattati e senza questi vincoli. Però dobbiamo anche considerare quali possibilità, quando diciamo difendiamo il lavoro, non abbiamo detto niente, difendiamo il lavoro come, in quanti tempi, perché questa è la proposta reale, perché si rischia poi che in tempi molto molto rapidi
Non possiamo più governare il processo, come non abbiamo governato la prima globalizzazione economica e la super finanziarizzazione di cui parlava oggi Galloni. L'ultima cosa che sentivo da Misuri, un esempio ancora della Grecia, questa realtà cooperativistica solidale, anche questa moneta di scambio fatta con sistemi di baratto, dopo la grande crisi da 3 anni sta funzionando soprattutto in Tessaglia, nel centro della Grecia. E non nelle grandi città, perché chiaramente, che sono soltanto 3, è chiaramente molto più difficile. Vi ringrazio.